È partito il 1 settembre il conto alla rovescia per l'avvio della procedura di licenziamento collettivo di 71 dipendenti dell'Ariello del gruppo Carrier Global Corporation nel sito di Villanova di Cepagatti, impiegato per produrre e assemblare caldaie, unitamente al trasferimento di 19 addetti alla ricerca e allo sviluppo per la riconversione dal fossile all'idrogeno in chiave verde negli stabilimenti veneti di Legnago e Volpago. Secondo il nuovo piano industriale della multinazionale, che ha previsto anche la delocalizzazione dell'attività di assemblaggio delle caldaie in Polonia. Già a fine luglio 49 interinali erano stati lasciati a casa. Ora, invece, tutti i 90 lavoratori dell'Ariello sono diventati protagonisti, loro malgrado, di una nuova vertenza che si aggiunge alle tante già avviate in Abruzzo. E così, da oggi, lavoratori e sindacati saranno in presidio permanente davanti allo stabilimento della multinazionale, che ha deciso di tagliare proprio nell'anno dell'ecobonus del 110%. Riccardo Nunziato, della Wilmwil di Chieti Pescara. La probabile delocalizzazione da parte del sito di Pescara sicuramente causerà una crisi occupazionale che in questo territorio ultimamente già falcidiato non possiamo più permetterci. In Confindustria l'azienda ci ha comunicato che il sito di Pescara dovrebbe essere chiuso per risparmiare il 20% sul costo del lavoro, praticamente dando un prezzo ai lavoratori di Carrier Riello e alle loro famiglie, cioè il 20% del costo del lavoro. Si parla di 90 lavoratori, ma si parla anche di 90 famiglie. Infatti, ecco, le 90 famiglie sicuramente dovranno cercare altri sostentamenti, e quindi ecco perché noi chiediamo alla Regione che si occupi di questa vertenza e che ci convochi al più presto al tavolo per cercare di far cambiare, voglio dire, parere a questa multinazionale. Alessandra Tersigni, della FIOM CGL di Pescara, cosa si può fare per bloccare tutto questo e quali sono le azioni che state mettendo in campo per scongiurare la peggiore delle ipotesi? Allora, la procedura è partita il 1 settembre, quindi noi il 1 settembre abbiamo avuto questa notizia senza aver avuto nessun tipo di sentore di crisi, perché in 11 pagine di procedura la parola crisi non c'è, si parla solo di competitività, di efficientamento. E quindi noi il 1 settembre abbiamo visto l'avvio della procedura a sorpresa e abbiamo questi giorni, abbiamo un countdown che è crudele, e quindi la prima cosa che abbiamo detto è di interrompere questo countdown ritirando la procedura di licenziamento. Quindi questi giorni ci serviranno per convincere l'Ariello a ritirare la procedura, e per farlo avremo bisogno anche di avere con noi le istituzioni, quindi il tavolo regionale sarà necessario, perché insieme, solo insieme, riusciremo ad andare anche al MISE per dare alla vertenza anche un respiro più nazionale. Intanto in questa settimana avete previsto uno sciopero di 3 ore ogni giorno. Sì, noi saremo in presidio qui davanti, partiamo con 3 ore di sciopero tutti i giorni nella fascia della mattina, però poi qui faremo assemblea a cielo aperto e quindi insieme decideremo quale sarà il percorso, se andare sotto la regione se non ci risponderanno, se andare per le strade, se farci sentire su altri fronti. Ci sarà forse anche un consiglio straordinario del comune di Cepagatti, che è venuto qui in solidarietà. Oggi c'è lo sciopero anche degli stabilimenti di Legnago e di Volpago, perché le alte sigle sindacali hanno già attivato un meccanismo di solidarietà, e quindi ci muoveremo il più possibile.